Quando arrivammo a Sobibor, ci accolse una musica celestiale. In verità, tutti sapevamo di essere arrivati all'inferno. Ci divisero subito. In pochi fummo scelti per lavorare. Gli altri non li vedemmo mai più. Siamo in un campo di sterminio. Tutti quelli che vanno alle docce vengono uccisi. Bambini, uomini, donne, tutti quanti. 30 e alle 8 su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Il presidente degli Stati Uniti, George Bush, ha salutato questa sera con entusiasmo il rilascio dell'ostaggio americano Frank Reed, di 57 anni, prigioniero di un gruppo integralista sciita dal 1986. Bush ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla liberazione di Reed, in particolare i governi di Siria e Iran. Primi passi nella notte, primi passi fuori dall'incubo. Professore da una trentina d'anni in Libano, Frank Reed era stato rapito a Beirut il 9 settembre del 1986. È tornato libero a Beirut stasera, poco dopo le 19:30 ora italiana. Da qui a Damasco, dove è stato consegnato all'ambasciatore statunitense in Siria. Una liberazione che era stata annunciata da un gruppo filo-iraniano finora sconosciuto. L'organizzazione dell'Alba Islamica, che ieri aveva fatto giungere un messaggio a un quotidiano libanese. Dopo quasi 4 anni di silenzio e di terrore per la famiglia di Frank Reed, la disperazione si è fatta gioia. La moglie del professore di origine siriana stentava a credere alle sue orecchie. Per il presidente Bush è una notizia meravigliosa ed è il frutto degli sforzi mai abbandonati per liberare gli ostaggi americani in Libano. Dietro la Casa Bianca ci sono le trame diplomatiche della Siria e dell'Iran che hanno negoziato la liberazione di Reed, come quella del professor Polil rilasciato 10 giorni fa, sempre a Beirut. È il segno che qualcosa sta cambiando, è già cambiato tra gli Stati Uniti e le centrali del terrorismo medio orientale legate all'integralismo islamico. Con la liberazione di Polil prima di Reed, oggi, nella notte libanese, forse si è accesa un'altra speranza anche per gli altri 15 ostaggi occidentali da anni scomparsi nel nulla. Plenty of warm clothing. Le notizie dall'Italia si sono interrotte col calare della sera. Le ricerche delle 7 persone ancora disperse dopo il naufragio del traghetto Livorno-Trapani avvenuto ieri a circa 7 chilometri dal porto di Trapani. Sono ormai nulle praticamente le possibilità di trovare ancora qualcuno in vita. Sembra certo ormai che a causare l'incidente sia stato il ribaltamento o lo spostamento di uno o più camion sganciati troppo presto dal personale di bordo. Il ministro della Marina Mercantile Carlo Vizzini, oltre all'inchiesta amministrativa prevista dal codice di navigazione, ha predisposto anche l'immediata nomina di una commissione d'inchiesta ministeriale per fare piena luce sulla vicenda. Ancora una sciagura del mare, è tuttora in fiamme a largo di Brindisi la motonave Val Rosandra del gruppo Ferruzzi. L'incendio era scoppiato ieri sera al molo dell'Enichem, mentre erano cominciate da poco le operazioni di carico di oltre 2.000 tonnellate di propilene. Fatto subito scendere l'equipaggio, 4 rimorchiatori, rotti gli ormeggi, hanno portato la motonave al largo. Sono lievemente feriti 2 dei 18 membri dell'equipaggio. Sulle cause dell'incidente, ancora oscure, la Capitaneria di Porto di Brindisi e il Ministero della Marina Mercantile hanno aperto un'inchiesta. Il sequestro di Domenico Paola. È stata ritrovata questo pomeriggio dai carabinieri la Fiat Panda, di proprietà del dentista calabrese, usata ieri dai rapitori per fuggire. L'auto era nascosta nella fitta vegetazione poco distante dal comune di Ciminà, a una 30 chilometri da Locri. Carabinieri e polizia intanto continuano a setacciare la zona dell'Aspromonte, dove si sarebbero diretti i sequestratori. Gli impervi crinali aspromontani probabilmente proteggono i rapitori e il loro nuovo ostaggio. Domenico Paola, 48 anni, è un dentista molto conosciuto a Locri. Insieme alla moglie Irma Spadaro gestisce un noto centro odontotecnico. La famiglia Paola in città è considerata benestante. Già in passato il medico aveva ricevuto diverse minacce. Fino a questo momento nessuna telefonata da parte dei sequestratori è giunta ai familiari. Oggi sono tornate a Locri anche la moglie e la figlia del dentista, che hanno saputo del rapimento mentre si trovavano a Bologna, dove la figlia Nadia studia medicina.
Per tutta la notte gli inquirenti hanno ascoltato Antonio Mittica, l'anziano contadino che si trovava con il medico e che ha visto i sequestratori portare via il dentista prima di essere colpito e poi legato e imbavagliato. È stato sentito anche Bruno Lacopo, anche lui colono della famiglia Paola, che è rimasto in compagnia del dentista fino a pochi minuti prima del rapimento. Domenico Paola è la sesta persona nelle mani dell'anonima sequestri, il terzo di origine calabrese. La campagna per le prossime elezioni amministrative italiane è stata ancora una volta funestata da un omicidio. Stasera infatti a Casal Nuovo, nei pressi di Napoli, è stato ucciso Vincenzo Agrillo, candidato nelle liste del Partito Socialdemocratico alle prossime elezioni comunali di Pomigliano d'Arco, un centro del napoletano. Vincenzo Agrillo è stato ucciso mentre parlava con alcuni amici da un colpo di pistola esploso da un uomo che è poi riuscito a fuggire. Tra un minuto le altre notizie dall'Italia, in primo piano la situazione in Calabria a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Cosa ricorderemo di più della nostra Super 5 Cudeca? Il suo tettuccio, come un cielo dischiuso sopra i nostri sentimenti? La calda accoglienza dei suoi sedili reclinabili? Oh my love. O la discreta complicità dei suoi vetri fumi? O il fatto che tutto questo l'abbiamo avuto con 7 milioni di finanziamento in 18 mesi senza interessi? Super 5 Cudeca. L'amore si muove. Intasato? Pango disintasa. Con aria compressa. Con un solo sparo. Facilissimo. O chiami l'idraulico o usi Pango. È un prodotto per Otto. Antifurto Cobra. L'autodifesa. Ne abbiamo parlato proprio pochi istanti fa nella prima parte del nostro telegiornale. Anche oggi la campagna elettorale per le amministrative italiane è stata macchiata dal sangue di un altro candidato ucciso nel meridione. Un caso limite di quanto sta accadendo è la Calabria, una regione con un tasso di disoccupazione del 27% e con il più basso reddito. Qui ogni tentativo di cambiamento si scontra col crimine organizzato, che anche questa volta cerca di imporre i suoi uomini nelle amministrazioni locali. Una vittima eccellente è il via libera per la mattanza elettorale. A fine agosto Lodovico Ligato, presidente dimissionario delle ferrovie, è massacrato sulla porta di casa a Bocale, frazione di Reggio, territorio di Filippo Barreca. L'ordine viene dall'alto. Ligato aveva deciso di tornare alla politica locale, aveva dovuto abbandonarla per Roma. La sua crescita dava fastidio ai potenti della zona. Forse il ritorno violava un patto. Nei grossi centri, come può essere Reggio Calabria, molto spesso il ceto politico ha un potere in sé e lo contratta con la mafia, a volte è in posizione di contrasto con la mafia o a volte si allea. Nei piccoli centri invece il dominio dell'andrangheta non ha limiti. A febbraio cade il vice sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Trecroci, democristiano, poi Dionisio Crea, vice sindaco socialista di Fiumara. E ancora di Fiumara è Vincenzo Reitano, ferito il 10 aprile, il giorno dopo, ha avuto il tempo in un'intervista televisiva in ospedale di perdonare i killer e annunciare che lo avrebbero giustiziato. Così è accaduto, nessuno lo ha protetto. A Fiumara era in lista coi democristiani, la somma dei candidati socialisti e democristiani era di 16 contro 15 posti di consigliere. Ora il conto torna, ci sono appalti ed edilizia d'oro da gestire. La regione Calabria, essendo dissestata per una serie di motivi, risente del vuoto generale di potere che noi offriamo all'Italia in genere. 225 morti ammazzati nel 1989, una situazione apparentemente meno pesante della Campania, dove i morti ammazzati sono stati un centinaio in più. Ma per far capire quanto sia pesante la situazione, si fa notare che la Calabria ha poco più di 2 milioni di abitanti, mentre la Campania ne ha quasi 6. Quando la chiesa esce allo scoperto contro la criminalità, l'andrangheta minaccia, spara sulla porta della curia, come a Locri, terra di sequestri, dove il vescovo Antonio Ciliberti non si lascia intimidire. Situazione migliore a livello di amministrazione regionale. A Catanzaro si sottolinea il tema delle elezioni. È la prima volta che alle elezioni regionali la Calabria si presenta con la Democrazia Cristiana all'opposizione e il Partito Comunista che ha un ruolo di governo.
Sui muri, a fianco alle liste, restano i manifesti dei candidati uccisi nei centri minori, dove non si riesce più a distinguere la mano politica da quella dell'Ndrangheta. Nel ricco nord Italia, invece, lo scontro più serrato è a Milano, dove la DC, guidata dall'ex ministro dell'interno Virginio Rognoni, tenta di scalzare l'egemonia al comune guidato da 5 anni dai socialisti di Paolo Pignatelli. Ed eccolo l'oggetto della sfida, o come potremmo definirlo, il palazzo del contendere, Palazzo Marino, dove da 3 anni siede l'attuale sindaco Paolo Pillitteri, un'egemonia socialista che la Democrazia Cristiana intende ribaltare facendo scendere in campo l'ex ministro degli interni Virginio Rognoni. Non c'è una scritta da nessuna parte la tradizione che il sindaco Milano debba essere necessariamente socialista. Sarà lei a tornare a Palazzo Marino? Ma io credo di sì, ma non è che dipende da me. Naturalmente un sindaco uscente è sempre convinto di essere anche un sindaco entrante. Lei che voto si dà? Io direi 7+. E certamente meno di quello che avrò nei prossimi 5 anni se rimarrò qui. Milanesi perché dovrebbero votare per lei? Devono votare per me? Perché devono votare per me? Devono votare per la Democrazia Cristiana, di cui sono il capolista. Perché le cose che non vanno in questa città sono tante. Non è che si può fare politica avendo paura di qualcuno, di qualche cosa. Tanto più che Rognoni, per carità, è una persona estremamente affabile, rispettabile, però un capolista mandato un po' da Roma, ecco. Lei che cosa replica? Chi dice queste cose non sa la mia storia personale. Certo, sono nato a Corsico, a un tiro di schioppo da Palazzo del Duomo. Lei è il custode di Palazzo Marino? Sì. Ecco, se dopo il 6 maggio cambierà padrone, le dispiacerà? Se cambia padrone del palazzo, vorrà dire che la cittadinanza ha voluto così. E lei custodirà questo nuovo padrone? Io sono qui per lavorare, non per far politica. Tra un minuto le altre notizie internazionali e la pagina economico-sindacale. Dei capelli? Oggi c'è Pentadecan con l'esclusiva formula al PDG. Pentadecan penetra in profondità fino alle radici e apporta ai capelli il nutrimento necessario al ciclo vitale. Pentadecan, una carica d'energia che aiuta a prevenire la caduta dei capelli. Usalo tutti i giorni regolarmente. Pentadecan, nuova energia fin dalle radici. Sponsor del Jolly Club. Ai rally 1990. Fina lancia la sfida. È stata portata a circa il 30% la fornitura di gas alla Lituania, il doppio della quantità ricevuta a Vilnius dopo il taglio di Mosca sui carburanti. Intanto il presidente lituano Vytautas Landsbergis ha ribadito la disponibilità a un periodo di transizione verso l'indipendenza. La situazione a Vilnius comunque resta molto difficile. Da oggi è scattato il razionamento di farina, pasta, zucchero, sale e olio, mentre subisce gravi contraccolpi la produzione industriale. Dalla vicina Lettonia, infine, in attesa sconfitta degli indipendentisti nel secondo turno elettorale. Dei 17 seggi ancora da assegnare, il Fronte Popolare ne ha conquistati solo 4, fallendo l'obiettivo di controllare i 2/3 del Parlamento di Riga. L'Unione Sovietica ritirerà entro breve tempo dalla Germania Est 200.000 soldati dell'Armata Rossa. L'ha annunciato il ministro della difesa tedesco orientale Rainer Eppelmann, che ha partecipato ieri a Mosca ai colloqui con i massimi dirigenti sovietici. Dagli incontri è scaturito anche l'accordo per la distruzione di 24 sistemi di missili nucleari SS-23 installati in Germania Est. Intanto, sulla questione dell'unificazione tedesca, il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze ha scritto oggi una lettera al collega tedesco occidentale Hans-Dietrich Genscher. Il contenuto del messaggio non è stato ancora reso noto. Sempre più rovente il clima politico in Romania in vista delle prossime elezioni del 20 maggio. Nel grande piazzale dell'università, dove da 9 giorni i manifestanti antigovernativi chiedono l'allontanamento del potere di tutti gli ex comunisti, Dimitru Dinca, ex macchinista delle ferrovie, ha iniziato lo sciopero della fame.
ha dichiarato oggi che berrà solo acqua finché il governo non aprirà un dialogo con l'opposizione. Intanto, fonti governative hanno smentito che il presidente ad interim, Ion Iliescu, si sia opposto all'esecuzione dei coniugi Ceausescu. E veniamo alle notizie sindacali. Sarà la musica il filo conduttore delle manifestazioni di domani in Italia per il centenario del 1 maggio, festa dei lavoratori. La commemorazione ufficiale si svolgerà all'ex Ansaldo di Milano con la partecipazione del capo dello Stato Francesco Cossiga e i segretari di CGIL, CISL e UIL, Trentin, Marini e Benvenuto. Subito dopo, concerto alla Scala, diretto da Riccardo Muti. Musica leggera, invece, in piazza San Giovanni a Roma. Il concerto, previsto per la serata, è stato alla fine autorizzato e proprio alla vigilia del 1 maggio ha celebrato i suoi 40 anni la CISL. Per la ricorrenza, manifestazione stamattina a Roma con la partecipazione del segretario Marini e del presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Nel suo intervento Andreotti ha sottolineato come la storia della CISL abbia avuto una particolare incidenza nella storia della nazione e che si intreccia con l'azione che ha portato allo sviluppo della democrazia. Passiamo all'economia con la borsa italiana che in apertura di settimana ha fatto registrare un nuovo ribasso, confermando la fase di stanca che aveva già contraddistinto la settimana scorsa. L'indice MIB di Milano ha perso lo 0,30%, terminando a quota 1005, pari a più 0,5% dall'inizio dell'anno. Sul mercato dei cambi, nuovo scivolone del marco, a cui non sono bastati modesti interventi di alcune banche centrali. La moneta tedesca è giunta quasi al livello minimo consentitogli dalla fascia di oscillazione del sistema monetario europeo. Il marco in Italia ha quotato 732 lire e 85 centesimi contro le 733 di venerdì. In lieve flessione anche il dollaro, fissato a 1231 lire e 35 contro le 1234 e 47 del fixing precedente. E per questa sera è tutto, ora vi lascio in compagnia dello sport. In primo piano la grande festa di Napoli per la vittoria del secondo scudetto. Buonanotte.